Complimenti, perché l'inaugurazione qui allo studio Rosai è andata benissimo, c'era una folla di persone, siamo stati, non dico travolti, ma insomma ci ha fatto molto piacere dell'affetto, anche perché non erano amici e basta, c'erano tante persone che erano venute volentieri e ne abbiamo parlato di questa cosa, ti rifaccio i complimenti, mi faccio i complimenti anche per me, perché insomma come curatore è la prima volta che curo la personale, una mostra personale di un giovane esordiente, e quindi possiamo parlare della tua pittura, ma in un modo molto particolare. Vorrei che tu parlassi della fatica di fare il quadro, di fare un quadro grande, ma anche della fatica che c'è nel progettarlo con i sistemi moderni al computer, per semplificare, e poi trasportarlo su tela. È fatica, perché uno lo vede fatto e dice lo so anch'io, invece no, c'è una fatica, certo, però è quel tipo di fatica che comunque passa, perché insomma facendo quello che ti diverte, insomma, la fatica si alleggerisce. Comunque sì, è un lavoro che effettivamente c'ha una parte di fatica, proprio anche per le dimensioni, per l'opera principale, per le altre opere uguali. Insomma, più che altro è il tempo che ci vuole. Ci vuole tanto tempo per modellare, io modello tutti i soggetti in 3D, allestisco la scena, renderizzo, poi ho un computer che comunque è buono ma ha i suoi limiti, e c'è una fatica, sì, insomma, come tutti i lavori, ecco. Senti, un'altra cosa che è molto curiosa è il tema, perché proprio i bambini arrabbiati, uno il tema e poi il modo di renderlo, è una specie di monocromo con degli scoppi di colore in qua e là. Allora, perché questi bambini sono così arrabbiati? I bambini sono arrabbiati perché gli manca qualcosa, no? Come giustamente anche te spiegavi all'inaugurazione, questo qualcosa è quello che loro desiderano, ovvero queste caramelle, no? Il motivo per cui si azzuffano, no? Il motivo dei bambini nasce appunto dal primo dipinto, che è il primo che si vede in sala, quello dell'appeso, ovvero questi bambini che si affollano intorno a questa sorta di pentolaccia e diciamo si spaccano la testa, si vogliono cibare, chiaramente molto giocoso e macabro allo stesso tempo, e da lì è iniziato una riflessione sul tema che mi ha aperto a, cioè mi ha dato la possibilità di come dire, alimentarlo, no? Perciò insomma ho dipinto altri 4 quadri in questa direzione, compreso quello grande di 2,5 metri x 2,5 metri, che è una sorta di apoteosi del desiderio e della lotta infantile, insomma è una... Il monocromo è praticamente ho iniziato a sperimentare questo tipo di pittura che prevede insomma la strutturazione del quadro tramite monocromo, grisaglia che si vuol dire, e che ti permette dopo di intervenire col colore sfruttando tutta la impostazione che tu hai già dato con questi grigi che non sono proprio neri, sono dei grigi che ho fatto io, insomma mescolando vari colori, ecco, che ottiene, che cambia il rapporto degli altri colori. E, nel quadro principale, che è questo grande, ho scelto di dare una sorta di prospettiva cromatica, ovvero il colore diventa più saturo man mano che si dirige verso il centro della scena, che è quello della lotta, no? Come un surriscaldarsi dell'atmosfera, no? Infatti i colori si fanno più caldi e niente, questa prospettiva cromatica che permette di focalizzare la scena all'interno del quadro.
Senti, un'altra curiosità mia che abbiamo già affrontato, però vorrei che qui si dicesse bene, per esempio questo fatto di immergersi dentro la scena da parte dello spettatore viene più facile con il rendering sul elettronico, no? su quello virtuale o in video, però tu l'hai reso in qualche modo anche con i quadri, ce lo spieghi come funziona? No, quello dell'immersione secondo me è una caratteristica fondamentale dell'arte in generale, no? Della pittura, occupandomi di pittura più che mai, perché cioè l'immersione è quello che ti permette di vivere poi la scena, no? Di farti catturare, no? Ovviamente con tutte le tecnologie 3D, VR, AR, realtà aumentata, così c'è effettivamente l'immersione è più forte, però la fissità dell'immagine di un dipinto rimane lì. Io ragiono sempre per pittura murale, avendo studiato pittura murale all'Accademia di Firenze. No, ti dicevo, mi sembra che però l'hai reso anche con la pittura murale, perché alcuni particolari che hai approfondito al lato del quadro principale sono particolari, però non sono uguali, sono visti da altra visione prospettica. Certo, ho capito. Sì, il discorso di smembrare la scena in vari dipinti, ovvero lo stesso soggetto del dipinto centrale è visto da diversi punti di vista negli altri due dipinti laterali, ovvero la lotta tra i due bambini è vista lateralmente nel dipinto appeso a sinistra, e mentre la scena di gioco barra violenza tra il bambino con la mazza e la bambina che raccoglie le caramelle vista da una prospettiva laterale anch'essa nel dipinto di destra. Sì, in questo senso sì, c'è una sorta di immersione. Ovviamente sarebbe bello costruire tutto un apparato diciamo pittorico, no? In cui effettivamente avere più punti di vista della stessa scena in una solita stanza, ecco, quello sarebbe sicuramente anche molto più impegnativo come discorso, però molto bello, secondo me. Ecco, direi che qui è il punto focale, cioè lo spreco di energie che c'è rappresentato. I bambini si stancano, qualcuno morirà anche forse, no? Comunque si stanno azzuffando e stanno sprecando energia alla ricerca di qualcosa che è veramente superfluo. Però questo muove il mondo, no? E quindi anche tu lo stai cercando di rappresentare col tuo spreco di talento, no? Spreco in senso buono, mi raccomando. Spreco vuol dire evitare l'accumulazione inutile. Io ho lavoro, produco, prendo i soldi, li metto in tasca, in banca, come si dice, sotto il materasso, e lì finisco. Se io invece li spendo e quindi li spreco, metto in moto la creatività, in questo caso artistico, oppure metto in moto l'economia. Questo è complicato da rendere con la rappresentazione grafica, però mi sembra che qui ci sia riuscito ampiamente bene, perché ti diverti a fare questo mestiere, giusto? Certamente mi diverto. Allora, sì, sì, sì. Quindi noi ci corre l'obbligo comunque ringraziare Fabio Norcini e lo studio Rosai per averci ospitato, per averci dato l'opportunità di esporre Lorenzo Tonda. La mostra sarà aperta fino al 15 di febbraio, però prima della chiusura ci sarà il 10 di febbraio un evento, diciamo, multimediale ambientale, nel senso che si chiama Soundscapes, parleremo di ambiente e paesaggi sonori. Quindi il 10 il prossimo appuntamento e il 15 chiude la mostra. Veramente un bagno di folla questa inaugurazione della mostra di Lorenzo Tonda, che esordisce qui allo studio Rosai. La mostra sarà fino al 15 di febbraio per un mese. Tra l'altro segna l'esordio anche di Gianluigi Corinto come curatore, quindi in questo ruolo di scout che ha lo studio Rosai verso i giovani, e che è nello spirito proprio del Sorottone di quando era qui, quindi del teppista anarchico, io sono molto lieto. Tra l'altro segnalo che il 10 di febbraio ci sarà un'altra cosa molto particolare che riguarderà il soundscape, e siete tutti invitati.